Eccoci tornati con il nostro Instant Focus, il nostro approfondimento. Caro carburanti, beh, insomma, il tema del momento sarà sciopero dei gestori. Questa è la notizia che è emersa nelle ultime ore con questa tensione molto importante che c'è tra il governo e i benzinai, i gestori delle pompe di benzina, che annunciano questi 2 giorni di sciopero dalle 19 del 24 gennaio alle 7 del 27 gennaio. Hanno definito quello che è accaduto una ondata di fango contro i gestori, appunto, e per ristabilire la verità. Naturalmente che cos'è accaduto lo sappiamo, ma insomma lo ricordiamo: i tagli alle accise non sono stati rinnovati da parte del governo Meloni, perché insomma il governo ci sta dicendo che la coperta è corta, risorse mancano, risorse che verranno utilizzate per altri temi emergenziali, come l'azione sulle pensioni minime e il taglio del cuneo fiscale. Sono scelte politiche, però ovviamente questo in questo momento ha insomma scatenato un po' sia l'opinione pubblica che anche l'ira dei gestori delle pompe di benzina. Perché? Perché ovviamente si è parlato di speculazione della serie. Il prezzo della benzina non sta aumentando perché sono state tolte le accise, ma perché i gestori speculano. Ora io ho un po' semplificato, ma la narrativa della questione è nota. Intanto io saluto Marco Barbieri, Confcommercio, segretario generale Milano, Lodi, Monza e Brianza. Marco, grazie per essere con noi, bentornato. Buongiorno a voi. Allora, intanto partiamo da qui, Marco, ti chiedo subito se tu reputi che tutto questo fatto sia effettivamente un'ondata di fango contro i gestori delle pompe di benzina, poi entriamo nel merito della vicenda. Sì, più che un'ondata di fango, un'ondata di petrolio. Al di là della battuta, il tema è molto semplice. Come sempre, l'ultimo anello della filiera a contatto col consumatore è quello che la paga, ma i problemi sono ben diversi, nel senso che innanzitutto un benzinaio o comunque un gestore di un impianto di carburanti, premettiamo che non impone il prezzo della benzina. Il prezzo della benzina viene stabilito dai petrolieri, quindi dalle imprese di produzione di petrolio, di trasformazione del petrolio. Per accordo sindacale, i distributori di carburanti hanno una possibilità di rincaro del litro di benzina di 2-3 centesimi. Non penso che 2-3 centesimi siano l'elemento di speculazione invocato e rivendicato dall'universo mondo in questo momento. Tanto è vero che i distributori di carburante cosa stanno chiedendo? Non stanno dicendo allo Stato, al governo, perché hai rimesso le accise. Il tema delle accise è un tema che non riguarda ovviamente loro, ma non è un elemento di rivendicazione. Quello che in questo momento i distributori di carburante stanno dicendo sono: A, non siamo noi gli speculatori, proprio perché, ripeto, anche in base ad un accordo sindacale il rincaro al litro di benzina sono di 2-3 centesimi, primo. Okay. Secondariamente abbiamo già tutta una serie di normative che ci obbligano alla pubblicazione, alla promozione verso il consumatore del prezzo finale. Terzo, questo prezzo medio, quello che stiamo dicendo e stanno dicendo è: attenzione, che è un prezzo medio un po' falsato, perché innanzitutto ci sono dei produttori che gestiscono direttamente le pompe di benzina e quindi inevitabilmente lì il prezzo va più basso rispetto ad una gestione indiretta o intermediata. Ci sono le cosiddette pompe di benzina bianche, quindi questo prezzo medio è un elemento un po' particolare. Quindi questo è quello che stanno dicendo: non siamo degli speculatori, siamo dei poveri operatori dell'ultimo filiera, l'ultimo anello di una filiera, che adesso veniamo tacciati come coloro che speculano e non informano. Si rischia appunto una guerra tra poveri, come sempre accade quando purtroppo la situazione economica porta anche a una crisi sociale. Ma quindi ti stavo proprio chiedendo, Marco, il tema di esporre il prezzo medio, cioè poco, non aggiunge né toglie niente, ma è un po' inutile, stai dicendo? È inutile innanzitutto perché è già esposto. Allora, innanzitutto il prezzo di vendita è già previsto per legge, già lo si espone. Il prezzo medio, ahimè,
così come viene determinato oggi per i motivi che dicevo prima, è un prezzo medio falsato e di conseguenza non è neanche realistico. Noi stiamo dicendo per di più questa continua comunicazione nei confronti dei consumatori del prezzo già avviene, si faccia questa comunicazione se si vuole anche sul portale del Ministero dello Sviluppo Economico, che adesso si chiama Ministero del Made in Italy, però voglio dire, un banale distributore di benzina, ripeto, ha una possibilità di rincarico al litro di 2-3 centesimi, rispetta già tutte le comunicazioni previste dalla normativa, diciamo, okay. Se volete lo comunichiamo anche sul sito del Ministero, dopodiché d'altro non sappiamo cosa poter fare. Allora Nunzia scrive, ma come se al distributore vanno 15 euro e 35 vanno allo Stato, di cosa state parlando? No, non stiamo parlando di niente, stiamo spiegando com'è la situazione. L'obiettivo nostro è, appunto, io dico che la proroga, allora il fatto di aver rimesso le accise porta alle casse, fa entrare nelle casse dello Stato 1 miliardo al mese, cioè il fatto di togliere le accise costerebbe 1 miliardo al mese, cioè non entrerebbero più nelle casse dello Stato questi soldi. Nei primi, e do anche un altro numero per far capire quanto incassa lo Stato con le accise sulla benzina, questo è l'ultimo dato disponibile, nei primi 10 mesi dell'anno lo Stato ha incassato 14,6 miliardi che già erano in calo rispetto a quanto ha incassato nel 2021, cioè 18 miliardi. Questi sono i numeri fondamentalmente, quindi sappiamo, ecco, però approfitto di questo messaggio di Nunzia, Marco, ma quindi noi abbiamo, quando paghiamo la benzina, nella benzina paghiamo il costo del petrolio, che in questo momento però è più basso rispetto a qualche mese fa, siamo a 75-80 dollari al barile, paghiamo le accise, che in questo caso sono tornate, e paghiamo che cosa? Perché poi, allora, perché è andato così alle stelle? Paghiamo quel 2-3 centesimi al litro che è il margine di guadagno del distributore di benzina. Dei gestori, esattamente. Ma quindi perché si parla di prezzo alle stelle se poi scopriamo che le singole voci tutto sommato non sono poi così incisive? Ecco, mettiamola così. Ma perché così. Il prezzo alle stelle, quando un consumatore un mese fa non aveva a carico il costo delle accise e adesso il costo delle accise c'è, inevitabilmente c'è un incremento sul prezzo finale dettato dal costo aggiuntivo della pressione fiscale, pur mantenendo un prezzo di stabilità più o meno del petrolio in modo stabile. Cioè, è come dire, se io sono un consumatore che vado al supermercato, sì, e compro la pasta con l'IVA al 5%, quando poi l'IVA torna al 22%, il prezzo della pasta aumenta, sì o no? Certo, e allora certamente. La percezione del consumatore finale qual è? Che il prezzo finale, c'è un elemento di speculazione, viene aumentato, ma di fatto non è che viene aumentato, c'è una stabilità del prezzo del petrolio al quale vengono sommate delle imposte che fino a 15 giorni fa non c'erano, e inevitabilmente il prezzo finale di conseguenza diventa più alto. Vediamo se, cioè, quello che voglio dire è che il benzinaio classico margine di manovra sul prezzo di vendita della benzina non ne ha. Non penso che la speculazione siano i 2-3 centesimi di incremento al litro dettato da un accordo sindacale. Ok. Beh, dopodiché, voglio dire, non ha margini di manovra. È come dire, il tabaccaio ha margini di manovra sulla vendita di un pacchetto di sigarette? No. Ci sono gli aggi, punto. Cioè, okay. È la stessa roba. Ok, allora a proposito di quanto ha detto, poi dopo lo ascolteremo il discorso di Giorgia Meloni, però insomma Marco ti chiedo un commento su questo, perché poi ti chiedo un discorso complessivo sulla situazione attuale per le imprese, non solo per i rincari della benzina, ma insomma i rincari che stiamo subendo. Giorgia Meloni cosa dice? Il governo è pronto a intervenire qualora ci fossero le risorse, perché al momento non ci sono, e quando ci saranno maggiori incassi dall'IVA. Non ci sono già stati, no? O sì, secondo te? Allora, maggiori incassi dell'IVA dettati da un eventuale aumento del prezzo del greggio. Quindi il paradosso qual è?
che se ci sono più aumenti di gettito IVA dettati da un aumento di vendita del greggio, quindi un aumento del petrolio, io posso sostanzialmente scontarti le accise. E ho capito, basta che poi dopo non si vada a dire che l'aumento del prezzo del greggio è un problema dei benzinai che speculano. Allora, è un po' un circolo vizioso. E poi è un circolo vizioso. Io, se introito più IVA, ti abbatto le accise, ma l'introito più IVA, di maggior IVA, è dettato da un aumento del prezzo del greggio. E attenzione che poi la coperta, come si suol dire, è corta. Allora, il tema, infatti, che noi come rappresentanti di categoria dei benzinai stiamo dicendo, non stiamo contestando la reintroduzione delle accise, perché appunto diciamo che non ci sono elementi di speculazione, e rispetto al consumatore si trova un aumento della benzina perché un'accisa che prima non pagavi adesso la paghi. Noi quello che stiamo dicendo, non vogliamo passare come speculatori, e nello stesso tempo vogliamo dire che tutti gli adempimenti informativi di comunicazione nei confronti del consumatore vengono regolarmente già fatti da tempo. Dopodiché, fatto 100, nei benzinai, nei negozi, nei pubblici esercizi, nell'industria, nell'artigianato, e vabbè, c'è sempre qualcuno che fa il furbo, però l'eccezione non può mai diventare la regola. No, assolutamente. Beh, i furbetti ci sono dappertutto, quindi ci mancherebbe, non è che adesso dobbiamo puntare il dito contro i gestori, assolutamente, questo è importante dirlo. Un'ultima domanda che riguarda invece la situazione in generale, Marco. Inflazione, caro energia e lavoro, ti chiedo come stanno le imprese, perché appunto poi non è solo il caro carburante, cioè arriviamo da un anno, quello che è appena finito, insomma, fatto di continui rincari a causa di diverse notizie, insomma, come hanno iniziato il 2023 le imprese? Probabilmente poi bisognerebbe fare distinzione dettagliata da settore a settore, ma insomma cerchiamo di inquadrare la situazione in modo globale. Allora, la situazione è la seguente: inevitabilmente arriviamo da un post pandemia, anche se la pandemia non è terminata, rincaro energia, rincaro materie prime, guerra. Quindi i presupposti erano molto preoccupanti. Tuttavia però posso dire che gennaio è partito bene. Noi a livello milanese abbiamo fatto un'indagine sul consumo della tredicesima, e nei confronti del consumo della tredicesima 2022-2021 abbiamo avuto un più 9,3% di stima, che poi si è verificato, che ovviamente poi è stata abbattuta da un circa 12% di inflazione, quindi c'è stato solo un incremento dello 0,3%. L'avvio dei saldi ha avuto un più 10% rispetto all'anno scorso, quindi la partenza del 2023 sul discorso delle vendite, sulle spese di dicembre, sulle spese della tredicesima, a Milano e in Lombardia, ma non solo, sono positive. Vediamo gli sviluppi che ci saranno durante l'anno, però le prospettive sono positive, anche perché, in questo caso parlo di Milano, siamo tornati alle presenze turistiche di circa 11 milioni di turisti, che erano le percentuali e i numeri del pre-Covid. Quindi dati assolutamente positivi, prestando sempre un'allerta, perché pandemia, caso Cina, è sempre dietro l'angolo, la guerra è lì e non termina, e i rincari dalla benzina alle materie prime all'energia sono sempre lì dietro l'angolo anche loro. Dopodiché apprezziamo che il governo Meloni ha messo 21 miliardi sull'abbattimento del rincaro energia. Certo, nella manovra, assolutamente sì, è stato un intervento emergenziale quello che il governo ha dovuto fare sulla manovra, tutti l'avrebbero dovuto fare, questo ovviamente poi deve tener conto anche di altre situazioni che potrebbero riaprirsi, purtroppo. Allora, grazie a Marco Barbieri, Confcommercio, ci sarà modo di parlarne a breve, insomma, e quindi ci sentiamo prestissimo, buona giornata. Grazie, buon lavoro a voi. Buon lavoro. E allora, tra poco parleremo anche con un esponente del Codacons, perché il Codacons, associazione dei consumatori, ha denunciato anche delle anomalie proprio sui costi di benzina e gasolio. Metteremo un po' a confronto, anche se in due momenti distinti, le due visioni magari saranno identiche, ma insomma cercheremo di approfondire ulteriormente. Intanto andiamo a vedere e a sentire cosa ha detto la Premier Giorgia Meloni per difendersi, non difendersi, insomma, per giustificare, ecco,
forse è la parola più giusta, l'azione del governo da questo punto di vista. Intanto ha risposto a chi le dice che aveva promesso i tagli alle accise sulla benzina. Sapete che in questi giorni è circolato un suo video del 2019, quindi 3 anni fa ormai, anche di più, nel quale insomma andava a far benzina e si accorgeva dei prezzi, diceva: noi vogliamo tagliare questi costi. Lei dice: erano tempi diversi. Ma insomma, sentiamo questo video e tra poco parleremo con il Codacons. Ora, punto primo, gira da più parti un video del 2019 nel quale io, facendo benzina con la mia auto, parlavo della necessità di tagliare le accise sulla benzina e ovviamente, non avendo il governo deciso di modificare la norma, il precedente governo che prevedeva che il taglio delle accise sarebbe terminato alla fine di quest'anno, si è detto: la Meloni è incoerente perché in campagna elettorale vi promette alcune cose e poi al governo ne fa altre. Ora, siccome io sono una persona abbastanza seria, non è un caso che quel video sia del 2019 e non di questa ultima campagna elettorale, perché capiamoci, sono ancora convinta che sarebbe ottima cosa tagliare le accise sulla benzina. Il punto è che si fanno i conti con la realtà con la quale ci si misura, e non sfuggirà a chi non ha dei pregiudizi che dal 2019 ad oggi il mondo intorno a noi è cambiato. E purtroppo noi abbiamo e stiamo affrontando una situazione emergenziale su diversi fronti che ci impone di fare alcune scelte. Quindi, punto primo, io non ho promesso in questa campagna elettorale che avrei tagliato le accise sulla benzina, banalmente perché sapevo qual era la situazione di fronte alla quale mi sarei trovata. Dopodiché sono fortemente speranzosa della possibilità che prima o poi riusciremo a fare un taglio strutturale, però non temporaneo, delle accise. Ma questo necessita di una situazione diversa, quella che stiamo affrontando, e soprattutto necessita di rimettere in moto la crescita economica di questa nazione. Allora, situazione emergenziale e taglio strutturale, due aspetti della stessa due lati della stessa medaglia. Cioè, oggi non si possono fare degli interventi perché siamo in emergenza, ma l'obiettivo è quello di tagliare in modo strutturale poi tutti questi costi che stiamo pagando oggi. Allora, saluto Marco Donzelli, Codacons, presidente della Lombardia. Marco, grazie per essere con noi, ben trovato. Ciao a tutti. Buongiorno Marco. Allora, ti faccio subito commentare, immagino che tu abbia visto questo commento di Giorgia Meloni, ti faccio commentare questo e poi naturalmente entriamo nel merito. Sì, problema legato all'energia, il Codacons lo sta sviluppando da anni, abbiamo chiesto tutta una serie di interventi. Oggi stesso alle 13 avremo un incontro con il ministro D'Urso per parlare delle proposte del Codacons su questo argomento. È un aspetto così scientifico quello che ci occupa nell'ambito appunto di questa problematica del caro bollette e del tema dell'inflazione. È un discorso che parte da lontano, è un atteggiamento, quello dell'Italia, estremamente povero di contenuti e che deve lasciare spazio invece agli interlocutori che questa materia la conoscono, la studiano e l'hanno valorizzata nel corso degli anni. Ora, quali sono i temi su cui incidere? Prima di tutto dobbiamo ricordare che Eni è partecipata dallo Stato, di conseguenza su quell'ambito noi chiediamo immediatamente una diminuzione dei prezzi. Per quanto riguarda poi gli altri aspetti, l'IVA, le accise, è chiaro che in questo periodo l'aumento delle bollette mette in una condizione di grave disagio coloro che sono alle prese con grandi consumi. Conseguentemente, che succede? Succede che noi dobbiamo intervenire, lo Stato deve intervenire e andare a debito per cercare di contrastare quelli che sono gli aspetti relativi all'inflazione. Se calano i consumi a causa del costo delle bollette, se cala la propensione al consumo da parte dei consumatori, è chiaro che poi ci sono dei riflessi gravissimi sull'inflazione. Su questi aspetti di natura
macroeconomica, bisogna intervenire. Ma com'è che si interviene? Non è che si può dire al consumatore, al cittadino, di adottare dei comportamenti virtuosi al di là di quello di consumare meno luce, consumare meno gas, continuare comunque a consumare, nonostante la difficoltà di budget familiare annuale. Qualche cosa di, a livello generale di macroeconomia deve essere posto in essere. I contenuti di queste azioni sono contenuti di natura economistica che vanno analizzati nell'immediato ma anche nel breve e lungo termine, perché sono tematiche sulle quali il Codacons è entrato più spesso nella discussione, ma che purtroppo lo Stato, i governi che si sono succeduti, a causa della forte pressione che subiscono dalle lobby che tutelano a settori di mercato che non andrebbero tutelati, come ad esempio nell'intermediazione del processo della filiera produttiva che ci porta il gas e la benzina, bisogna fare degli interventi. Non si può considerare un far west dove tutti ci guadagnano su un bene così strategico come è quello dell'energia. Bisogna adottare degli interventi. Certo, Marco, approfitto, proprio mi aggancio a quello che stai dicendo tu, perché il Codacons sta denunciando delle anomalie proprio sui prezzi di benzina e gasolio e quello di cui stavamo parlando anche poco fa con un altro ospite, cioè il rialzo di benzina e gasolio era ampiamente atteso perché sapevamo che ci sarebbero state nuovamente le accise, però insomma voi cosa state dicendo? Il prezzo finale avrebbe dovuto comunque scendere per il prezzo del petrolio che è sceso, e lo dicevamo anche poco fa, cioè rispetto a qualche mese fa il prezzo del petrolio, peraltro avevamo superato i $100 al barile, adesso siamo a 75,80. Questo non è successo e voi dite non si capisce come mai due pompe dello stesso marchio ma ubicate in zone diverse possano vendere lo stesso carburante con differente prezzo anche di 20 centesimi di euro. Allora, su questo cosa puoi dire? E poi io aggiungo un altro dettaglio. In realtà, se si fa un confronto del prezzo dei carburanti senza le accise in Italia, è sempre più alto il prezzo finale rispetto ad altri paesi, per esempio rispetto alla Francia, cioè quindi vuol dire che non sono solo le accise, certo fanno, non sto dicendo che le accise non c'entrano niente, però non è l'unica variante, ecco, la variabile. Ma nel momento in cui vediamo che i consumi decrescono e che quindi aumenta l'inflazione, che altro si può dire rispetto a una situazione di questo tipo? Ci deve essere un intervento da parte dello Stato volto a diminuire accise e IVA. C'è poco da dire, è che c'è poco da dire sul fatto che da anni diciamo che il carico delle accise sull'energia, sulla benzina è troppo alto e va a penalizzare settori come quelli dell'industria e del commercio. È logico che se vai a penalizzare il settore dell'industria e del commercio con l'aumento delle accise sei meno concorrenziale rispetto al mondo. Se vai a fare un confronto con quelli della Francia è tutto ben chiaro, è tutto ben delineato. Loro sono più furbi, tengono più basso il costo del carburante, fai pagare altre forme di tasse o comunque indebitati in questo periodo che è molto delicato per mantenere i consumi aperti da parte dei consumatori, che è così importante cercare di mantenere la propensione al consumo da parte dei consumatori che si sentono terrorizzati per il problema degli investimenti che non rendono, sentono terrorizzati per l'aumento del costo delle bollette, che cosa fanno? Contraggono le spese, e se si contrae le spese poi è chiaro che ci sono meno beni e servizi che vengono commercializzati e conseguentemente si genera il processo dell'inflazione, si genera il processo della chiusura di aziende di piccolo, medio o grande dimensione.
ma solo anche a questo aspetto legato alla filiera, legata a chi mette le mani sul petrolio dal momento che arriva il barile, è una cosa veramente pietosa. Dobbiamo cercare, certo. Lo Stato deve controllare, non può lasciare che le lobby possano decidere su tutto. Noi personalmente abbiamo fatto come Codacons dei ricorsi al fine di accertare quello che tu stavi dicendo, cioè, ma com'è possibile che il prezzo del barile è sceso 75 e adesso abbiamo ancora alla pompa la benzina? È qualcosa, c'è per forza, perché altrimenti poi qua c'è, se, vabbè, Meloni ha detto non vogliamo fare lo scaricabarile, però di fatto sta accadendo questo. Non sto dicendo che solo il governo lo sta facendo, diciamo che bisogna fare chiarezza sulle cause che portano poi a un aumento, quando gli indicatori invece ci dicono che dovrebbe magari non scendere ai minimi, ma insomma comunque non aumentare in questo modo. Marco, poi ti faccio un'altra domanda, ma prima di salutarti, ma visto che abbiamo detto insomma l'Italia anche senza tasse risulta essere il paese dove la benzina è più cara, giusto per dare qualche riferimento, con le accise il 2 gennaio, quindi parliamo del giorno in cui è stato eliminato lo sconto, la benzina in Italia costava in media 1,827 euro al litro, il gasolio 1,890, in Germania 1,731 la super, 1,850 il diesel, in Francia, l'abbiamo citata poco fa, 1,678 e 1,766, quindi benzina, parliamo di euro al litro, e gasolio. Senza tasse, proviamo a togliere le tasse per capire cosa ci rimane. In Italia il 2 gennaio 0,769 euro per la benzina e 0,932 per il diesel, ovviamente ipotizzando diciamo la mancanza di tasse. In Germania 0,8 euro e 1,084 euro il gasolio, in Francia 0,707 euro e 0,863 euro. Adesso abbiamo preso questi due paesi in confronto, la Francia e la Germania, ma si vede chiaramente come anche senza tasse, insomma, l'Italia resta un filo più cara, insomma, poi magari non per entrambe, benzina e gasolio, ma questo è. Quindi torniamo al discorso di prima, Marco, non è solo l'accisa che fa, insomma, questo è la filiera, quello che dicevamo, la filiera attraverso la quale la benzina arriva al consumatore e all'azienda e va controllata. Certo. Una verifica da parte dello Stato su quelli che sono i criteri attraverso i quali si arriva la determinazione del prezzo. Adesso in questo periodo si parla delle pompe bianche che importano illegalmente il carburante, eccetera, eccetera. Anche lì vanno fatti dei controlli da parte della Guardia di Finanza, va comunque osservato il settore, così come viene osservato ogni settore della produzione, laddove però non è investito da una condizione di totale prudenza da parte dei politici, perché l'attività delle lobby, ricordiamocelo, cioè se al Parlamento europeo si stabilisce che il cioccolato in un certo modo deve essere venduto piuttosto che in un altro, ci sono dei politici che decidono sulla base di quello che gli viene detto, e quello che gli viene detto è l'attività lobbistica, e questo avviene anche in Italia. Cioè, se la benzina deve essere toccata, se la filiera produttiva della benzina alla pompa deve essere controllata, questo poi il politico lo deve andare a indagare e verificare attraverso i propri consulenti e attraverso gli studi che vengono fatti. Se questi studi e consulenti che si adoperano per dare i dossier politici per la decisione sul controllo della filiera, sì, sono legati alla pressione psicologica, culturale o scientifica, tra virgolette, delle lobby, è chiaro che poi dopo in Italia ci ritroviamo sempre a essere gli ultimi, perché su qualsiasi intervento che viene fatto in Italia c'è comunque un settore merceologico, c'è una lobby che incide sul politico, e il politico o decide male o decide peggio. Guardiamo ad esempio quello che succede in Italia nell'ambito della giustizia. Si parla sempre del problema della separazione delle carriere tra giudici e giudicanti e pubblici ministeri, oppure sulla detenzione dei mafiosi, ma mai si parla dell'impossibilità da parte del cittadino di accedere
economicamente alla giustizia per far valere i propri diritti. Così cosa succede? Che in Italia tutti possono fare quello che vogliono, possono aumentare il prezzo, la filiera della benzina può autodeterminarsi, che gli extraprofitti non vengano dalle aziende del settore, non vengano utilizzate per salvaguardare gli interessi del paese. Ecco, tutto questo va a incidere nel nostro quotidiano. Non dobbiamo, ecco Marco, a questo proposito, poi un'ultima domanda, intanto che ci scrivono, la Francia fa bene i calcoli, dove può aumentare lo fa diversamente, non lo fa pesare alla popolazione. Vabbè, poi ogni sistema ovviamente è un po'... Ecco, fiscale. Esatto. È quello che deve essere più omogeneo in un paese, tra tutti e tra tutti i settori merceologici. Se poi dopo vogliamo cercare di andare a... come dire, colmare il deficit per l'evasione fiscale laddove tutti utilizzano, cioè la benzina, però dobbiamo ricordarci che dove andiamo a colmare l'extra deficit di entrate, poi creiamo delle ripercussioni gravissime. Poi ricordiamoci che i lavoratori italiani sono molto stimati all'estero, noi italiani siamo forti. Sì, sì, hai ragione, assolutamente, dovremmo farci forti di questa cosa. Quello che ti volevo chiedere per la regia titolo 1 è il seguente, in conclusione, ma quindi il decreto benzina, cioè il decreto trasparenza non basta in questo contesto? È un po' una domanda retorica perché insomma, tu, penso che tu mi abbia già risposto Marco, però andiamo a... Noi a Luna abbiamo questo incontro, le associazioni di consumatori hanno un incontro, il Codacon sta all'incontro col ministro, presso il Ministero per evidenziare quelli che sono i temi critici. Non è che si deve affrontare nell'emergenza il problema e poi dimenticarselo per i prossimi 6 mesi quando riaumenterà la benzina o vedremo che alla pompa di servizio rispetto al costo al barile la diminuzione della benzina non c'è stata. Dobbiamo ragionare, ci devono essere delle persone all'interno del Parlamento, anche con l'ausilio di questi presidi intermedi come sono le associazioni di consumatori, che possano aiutare lo Stato, il governo a prendere delle decisioni che siano neutre, che non siano oggetto della schiavitù delle lobby. Ma questo per il paese, per il sistema, cioè ora c'è sempre una politica così a medio tempore o sull'indomani, si pensa che andando a tamponare qualche cosa si possa fare gli interessi dell'economia, ma non è funziona così, o il distributore che aumenta i prezzi, oppure la filiera che non viene toccata, o la società partecipata italiana che ha la possibilità di diminuire, possano... Okay. Qualche modo essere intoccabili. No, bisogna ragionare, perché poi tutti questi comportamenti economici virtuosi vanno comunque a beneficio di tutti, anche di coloro che inizialmente attuano una politica protettiva, ma che poi dopo, a medio tempore, si rivelerà. Chiarissimo Marco, chiarissimo. Beh, allora a questo punto ci riaggiorniamo dopo questi incontri perché sono fondamentali, peraltro abbiamo sentito anche dalle parole della Premier Giorgia Meloni, insomma l'obiettivo, ed è quello che ci auguriamo sempre in tutte le situazioni, che venga poi fatto un discorso più strutturale, quindi che si vada a tagliare non solo nel periodo di emergenza, insomma in generale, perché altrimenti siamo sempre punto a capo quando c'è qualcosa che va a inserirsi nella normale quotidianità. Bisogna lavorare bene, bisogna lavorare con cultura. Le persone che si occupano di queste cose devono avere un curriculum vitae, devono trattare gli argomenti, ci deve essere trasparenza e controllo, così questo paese diventa una macchina da comprare. Sì. Speriamo, attendiamo questi accorgimenti da tempo. Grazie a Marco Donzelli, Codacons, a presto con le novità rispetto all'argomento.